a tutti, eh, bentornati eh, sul canale Disordine Creativo, il mio canale dove condivido con voi la mia creatività disorganizzata Bentornati a chi già mi conosce e benvenuti invece a chi ancora non mi conosce Io sono Elena Valsecchi, Elie Valsecchi e mh, condivido con voi eh, quello che faccio nei miei momenti liberi come avrete potuto vedere all'inizio di questo video, e poi lo vedrete alla fine se riesco a montare tutto nella maniera corretta, ehm, ho introdotto il video con delle immagini stupende della, della mia zona, della zona di Lecco e dintorni. E di queste immagini devo ringraziare una persona che si chiama eh, Morelli Remigio, che è un personaggio famoso dalle nostre parti, famoso perché eh, sui social locali pubblica delle fotografie meravigliose che condivide generosamente e famoso eh, perché eh, nonostante lui non si sia mai fatto nessun tipo di pubblicità, ma si sa che quando una persona è brava eh, la pubblicità se la fa da sola con le persone che, che la conoscono, è un barbiere, parrucchiere che eh, ha l'arte nelle mani. Eh, dico questo perché eh, dopo aver visto le sue fotografie ho scoperto anche chi è Morelli Remigio. Morelli Remigio è eh, un parrucchiere, barbiere, che eh, ha la caratteristica, eh, una delle sue caratteristiche è quella di saper eh, tagliare eh, i capelli eh, essendo bendato. Bravissimo! Ha fatto un video che ha spopolato, veramente è diventato quasi virale ed è andato anche alla Rai, alla trasmissione, ehm, quelli che dopo il TG, eh, dove ha potuto mostrare eh, veramente la sua, la sua bravura. Eh, quindi lo ringrazio con tutto il cuore per avermi concesso eh, la possibilità di condividere gratuitamente le, le sue fotografie per far conoscere quella che. è la zona di Lecco e i dintorni e mi piaceva così l'idea visto questo periodo un po' ancora triste per quello che sta succedendo in tutti i nostri paesi in tutto il mondo il poter accompagnarvi con delle immagini che regalino pace, serenità, gioia, bellezza e quindi invito tutte le, le amiche e gli amici che eh, fanno dei podcast e dei video a mostrare quello che è di bello c'è intorno a noi quello che giornalmente vediamo con i nostri occhi perché eh, io mh, ho dato per scontato tantissime cose e tramite gli occhi e l'arte di Remigio mi sono accorta che eh, le zone intorno a me sono veramente stupende e vale la pena eh, godere di, di queste meraviglie che, che sono vicino a noi insomma quindi, eh, poi nell'info box eh, vi metterò tutti, eh, tutte le indicazioni per andare a vedere il video che è veramente strepitoso di quando eh, Remigio taglia, taglia i capelli e tutti anche i suoi contatti se lo vorrete seguire. Perché è una persona veramente meravigliosa e piacevole. Eh, mi è piaciuto molto in uno scambio che abbiamo avuto mh, sui social, noi non ci siamo ancora conosciuti. Remigio diceva che la creatività va coltivata e condivisa e quindi, in questi momenti un po' bui, un po' tristi, dove non abbiamo certezze, non abbiamo sicurezze, forse quello che abbiamo di certo è quello che sappiamo fare e che ci piace fare. Allora, forza! Condividiamolo, eh, condividiamolo con il mondo intero con i video anche se sono video casalinghi anche se faremo degli errori anche se eh, faremo delle papere non ci interessa cioè il bello va condiviso eh, con tutti perché tutti possano mh, avere qualcosa eh, di, di bello e magari anche tramite le nostre piccole Ispirazioni, eh, aver voglia di cominciare a fare qualcosa di bello. E questo è un po' il preambolo di questo video. Probabilmente sarà un video lungo, quindi preparatevi. Oggi è una bellissima giornata di novembre. Io ho con me la mia tisanina, perché ci vuole la tisana, al finocchio sgonfiante, perché serve. E cominciamo a vedere un po' eh, cosa è successo in questo mese. In questo mese sono successe tantissime cose, ho fatto tante piccole cose, tante le ho lasciate indietro, tante non sono riuscita a farle. Il mese di novembre è un mese che mi è sempre piaciuto ehm, perché è un mese che introduce al um, bellissimo periodo che è il periodo natalizio. Quest'anno purtroppo non sapremo come sarà, come sarà il Natale, eh, ma è anche il mese... Che mi ricorda purtroppo che è già un anno che il mio papà è scomparso e quindi io ho dei sentimenti un po' ambivalenti. Cerco di non rattristarmi perché, ehm, perché penso spessissimo a cosa, avrei, a cosa avremmo potuto fare se abbiamo fatto delle scelte giuste nel, nel momento in cui era in ospedale. Eh, ho magari dei ricordi veramente molto molto tristi che però cerco di cancellare e di sostituire con dei ricordi positivi del mio papà. Per esempio eh, il mese di novembre era il mese in cui mio papà andava a fare le, 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 le castagne e quindi facevamo spessissimo le calde arroste, soprattutto quando... Io ero una ragazzina, mi ricordo che nel cortile della, della nostra casa ringhiera ci si trovava quasi tutte le domeniche sera con tutti i vicini, era una cosa stupenda e in un, in un cestello della lavatrice, questi si erano pure inventati eh, diciamo, il, il modo per fare le calde arroste, siccome eravamo tanti servivano tante castagne, eh, con il cestello della lavatrice, di una vecchia lavatrice ormai in disuso e un... Un barile di quelli dell'olio che, che poi venivano dismessi e puliti, quindi si facevano le calde arroste, si condivideva. Ognuno portava chi? C'era magari la, la vicina siciliana che portava il salame eh, e, e la pizza e noi portavamo il vino perché a casa mia con le calde arroste il vino rosso non poteva mai mancare. Ed era un momento bellissimo di condivisione. E quindi cerco di sostituire i momenti un po' tristi con questi ricordi molto, molto piacevoli. Molto sorridenti che comunque eh, ho, ho avuto e ho avuto la fortuna di, di vivere, un momento nostalgico terminato. Partiamo a ritroso: non con quello che ho finto. Ah, innanzitutto, scusate, con questo, e, e non so come faccio a farvelo vedere per intero, ma eh, eh, mi allontano un attimino. Questo è il mio Luce, che eh, in questi giorni ho indossato tantissimo. E che nonostante sia duetti e mezzo di lana, tiene un caldo favoloso. Come vedete, ho anche la magliettina bianca perfetta. Che ho comprato prima che i negozi si chiudessero, in modo da essere completamente ehm, adatta per, moter, per poter mostrare i i Modelli di maglioni, questo è, 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 è l'unico modello che ho fatto per il momento tranne quello di cotone che non vi ho ancora, che non vi ho ancora mostrato. Indossato bene, cosa mh, non sono riuscita a fare e su questo un nervoso pazzesco perché? perché mi ero iscritta al Cal di eh, Miriam Forneris, quello della Disney, dove si potevano fare dei capi degli accessori dei capi. Che però avessero come tema Disney. Io avevo acquistato, io ho acquistato il suo pattern delle calze Raperonzolo, Rapunzel, che sono stupende, ma per me sono troppo, troppo difficili. Mi sono mh, autoconvinta che riuscissi a farle. ma vi dico soltanto che io queste calze le ho fatte e disfatte 17 volte. E voi mi direte, ma allora sei scima, cioè se proprio non sei capace di farle, lascia perdere. E no, no, perché era impossibile che io non riuscissi a farle, cioè io dovevo riuscire a farle. Non sono riuscita a terminarle, ovviamente, sono però arrivata a questo punto. Mm -hmm. Il motivo è meraviglioso. Faccio veramente i complimenti a Miriam perché è un motivo stupendo, molto complicato. Eh? Lei mi ha detto che è una delle calze che... Eh, forse uno dei modelli più complicati che ha, che ha preparato sono stupende adesso, ogni due tre giorni le riprendo in mano, vado avanti piano pianino. Per Natale, probabilmente le avrò finite. Eh, ma perché vi dico questo? Perché, eh, come qualcuno di voi avrà pensato, dice, ma scusa, fai una calza più semplice, fai qualcosa di diverso? No, ho dovuto rifarle perché era impossibile che io non riuscissi a capire dei piccoli passaggi. Eh, che, che rileggendoli capivo un punto, due non li capivo, e fari, fai, vabbè, niente. Eh, mi sono ritrovata nella situazione di quando ero al liceo artistico, prima liceo artistico, prima liceo artistico, tenete conto che il liceo artistico io ho 50 anni, l'ho frequentato 36 anni fa, era una di quelle scuole mia mamma, figurati, mia mamma e mio papà io che andassi al liceo artistico in quella scuola lì di barboni, di drogati cioè, assolutamente era una delle scuole più strane ai tempi adesso non lo è più per fortuna, per fortuna ci sono delle persone stupende e c'erano anche ai miei tempi delle persone stupende però questo nessuno lo capiva e, e mi ricordo che la mia professoressa di figura Marzia Galbusera la ricordo ancora con tanto affetto è andata in pensione qualche anno fa mi fece provare a fare un mascherone, era una maschera, insomma, non ricordo neanche più, tutta sfaccettata, quadrata, insomma io per un anno intero era una delle prove per capire com'era il tratto, per poi vedere se con la sfumatura si riusciva a, a dare la tridimensionalità a questa maschera, insomma per tutto l'anno io fino ad aprile ho sempre preso 4, 4 e mezzo, e poi faceva 5, e sotto mi diceva, dai, che ce la fai! Fantastica questa cosa, cioè piuttosto che dire no, 5 valsecchi, eh, lei sta facendo schifo. 5, dai, che ce la fai. Cioè, per una ragazzina di 14 anni che non era neanche sicura che la scuola che aveva scelto era la scuola giusta, insomma, io sono arrivata alla fine, all'ultima tavola, non so quante volte l'ho rifatto, probabilmente più di 17 volte di queste calze, ok? alla fine mi ha messo 7 ma vale come un 9. Io penso, mi, guarda, mi, mi commuovo, <ride> penso che una frase del genere, detta da una professoressa che eh, stava iniziando i suoi alunni comunque ad una scuola mh, di indirizzo particolare e ehm, me soprattutto che ero molto insicura, non sapevo quello che, 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 se quello che avevo scelto era quello giusto. Continuavo a sbagliare, insomma. Eh, questo voto, 7 ma vale come 9, è stata la spinta che mi ha fatto arrivare fino alla fine della scuola. Perché nonostante io abbia rifatto tantissime volte questo mascherone, mi ha fatto capire che eh, ce la potevo fare. Io ce la potevo fare. Ed è stato così anche per queste calze. Non le ho ancora finite, ma adesso sono sicura che ce la posso fare. E niente, questo è un capitolo chiuso. E invece, ho cominciato poi questo, um, questa sciarpa che vi avevo detto um, delle um, due sorelle: Knitting for Breakfast. È un modello gratuito che mi piace tantissimo, eh, ho proprio appena iniziato. Quindi, eh, allora, questo è il diritto che è il primo pezzo ma mi sono accorta che mi piace tantissimo l'effetto dei due colori sul rovescio. Quindi siccome è fatto a più sezioni, cioè una sezione così, una sezione eh, con il rosa eh, fatta in lace, una sezione ancora a righe, io pensavo la seconda sezione a righe di farla al rovescio perché mi piace tantissimo. Questa lana... È una lana spettacolare. Averla in mano è una cosa veramente eh, stupenda. E è profuma. È la lana che la mia amica Carla mi ha comprato da Aquilana. I due colori che ho scelto sono questo rosa, non saprei definirlo, però è stupendo, e questo azzurro. E devo dire che insieme mi piacciono tantissimo. Adesso voglio vedere come andrà avanti il lace, perché anche qua mi sa che mi devo concentrare, non sono lavori che posso fare eh, mentre mh, guardo una serie tv, assolutamente no, io non sono ancora così esperta da poter eh, lavorare sciol in scioltezza, scioltamente, in scioltezza eh, un lace o un lavoro così complicato come, come quello delle calze, però queste stanno andando avanti, questa sciarpa, è già stata prenotata da Lucia che all'inizio non gli interessava nessun tipo di lavoro che facevo. Poi chissà come mai alla fine tutti quelli finiti sono diventati tutti suoi. Forse, forse qualcosa gli piace. Chissà se mai riuscirà a imparare anche lei a fare la maglia, l'uncinetto e tutte queste cose. Poi... Sto lavorando molto perché, ehm, come parrocchia, quest'anno non abbiamo avuto l'opportunità di fare un banco vendita, eh, ovviamente, tutte queste cose sono giustamente vietate per non fare assembramenti. Però eh, abbiamo dei progetti missionari eh, da, da sostenere, soprattutto in questo periodo dove in tantissime parti del mondo. Eh, non sono fortunati come lo siamo noi nonostante si dica che l'Italia che il governo abbia fatto tanti sbagli però davvero eh, se pensiamo alle realtà più povere del mondo dove muoiono senza eh, nessuna cura nessun tipo di intervento eh, morivano prima con il coronavirus è ancora più importante questa cosa e quindi non possiamo dimenticarci di chi ha più bisogno di noi e come gruppo missionario stiamo lavorando Ovviamente non in presenza, ma tutti tutte a casa, che è anche un po' più difficoltoso perché eh, non abbiamo magari i materiali sempre a disposizione, perché eh, non riusciamo a confrontarci, perché quando si lavora insieme si lavora meglio e questo è, è una cosa certa. E, e allora ho fatto qualche prototipo di qualche lavoro. Uno, eh, allora solo vi faccio vedere. Sono uno è questo cuore decorato con eh, le big, con le fustelle della Big Shot, cioè una rosa di Natale. Non ho voluto mettere altro perché già questa, secondo me, è abbastanza importante, e quindi questo è un lavoro che ho, che ho fatto e che eh, faremo poi per il banco vendita. L'altro che è un cuore più piccolino, eh, sempre con la rosa di Natale, però più piccola e eh, vedremo abbiamo un po' di cuori da, da dover riempire eh, prepareremo magari tutte le sagome poi eh, distribuiremo alle varie persone che fanno parte del gruppo missionario e lavoreremo così quest'anno e poi ho provato a fare mm, veramente delle cose semplicissime ma che secondo me sono carine come, come regalino mm -hmm. ma come segno magari da accompagnare a un altro mm -hmm. regalo no? mm -hmm. sono questi due cuoricini Faccio vedere bene, poi su, su Instagram e su Facebook li ho pubblicati questi cuoricini che sono eh, completamente ripieni di lavanda. Ho circa 5 kg di lavanda, cioè 5 kg di lavanda, ok? Che avevo comprato perché la lavanda serve sempre, quindi questo è il modo per poterla riutilizzare tutta e per regalare un po' di profumo ai nostri, ai nostri cassetti. Adesso ho l'intenzione di farne uno anche un po' più grande, perché questi li ho pensati per i cassetti, e vedete, li ho, li ho, per il momento li ho sistemati così poi saranno tutti incelofanati, in modo che la fragranza non si perde, e li ho disposti in, un, in questo cestinetto, ne vorrei fare un po', e vorrei fare anche un, um, una forma un po' più grande, magari da appendere all'armadio con un lacino che si appende e lo metto, e dove abbiamo le camicie lo possiamo, lo possiamo appendere e, e nulla. Questi sono un po' i lavori. Poi sto anche pensando ad altri lavoretti, sempre per il gruppo missionario. Quindi è stato un mese confusionario con tante idee, tante cose ho dovuto lasciarle perdere. Pff, vabbè, è, è un po' così. Invece, cosa ho finito? Perché qualcosa ho finito le mie. Fantastiche, vi dico io, fantastiche mm. perché Lucia queste se le accaparrate sono sue. Calze che avevo fatto con il meraviglioso, e lo ripeto, meraviglioso tutorial di Giuseppina Flamini in arte knitting cakes. Se non la conoscete, cosa improbabile, ma veramente improbabile, vi consiglio di andare a vedere i suoi tutorial, a parte i suoi podcast, che mh, lei comunque è brava. Eh, mi piace tantissimo il modo in cui sa trasportare il suo amore per l'arte nei suoi pattern di calze, di, di berretti, di cuffie. Ma questo tutorial veramente eh, mi ha dato la possibilità di capire che possiamo farcela tutti a fare le calze e queste non ho fatto fatica a farle, ok? Queste sono venute bene, Lucia se le ha già messe e vi posso dire una cosa, Lucia se le mette per stare in casa perché queste con questa specie di fisarmonica sono anche un po' grossine da mettere con, con le scarpe, quindi se le mette in casa gira a piedi nudi, il piede rimane caldo. Queste le ha messe ed è vero, in qualche podcast io avevo sentito che le calze fatte a mano non puzzano come le calze che si comprano ed è vero. Io queste non le ho ancora lavate e non è che io sono una fesciona, eh, intendiamoci, però queste non puzzano. Le ha messe, le ha messe 15 giorni di seguito, eh, le mette magari alla sera così, però non puzzano. Non puzzano e, e quindi eh, è vero che le calze fatte, ma, fatte con la lana, poi questa lana era stupenda, è stupenda, eh, hanno una qualità in più. E questo è il primo lavoro che ho finito. Secondo lavoro che ho finito è questa cuffia che ho fatto per partecipare al cal, calpellino che ha organizzato Arianna e eh, che conoscete sicuramente tutti, e allora, il modello, se non ricordo male, è un modello gratuito di Wally... Warme, non so ve la faccio vedere qua che voi lo sapete bene eccola lì è il suo ed è un modello slouch un modello morbido eh, pendente eh, chiamatelo come volete io non sono capace di, di tradurlo in inglese eh, non l'ho ehm, ancora lavato Semplicissimo, eh? fatto con un ferro più piccolo nella parte bassa che dà eh, questo effetto più, mh, più, come si dice, mh, che crea questo bordo un po' più stretto e poi con un ferro più grande del 5,5 la parte sopra. È come se fosse una specie di basco, ma, ma neanche adesso, adesso non spaventatevi perché lo metto. Sarò uscina ma non fa niente, ma a me piace tantissimo e questo me lo sono tenuta io. Eh. Va, va, se le belle. Eh. Ed è anche un po'... Aspettate, vedete eh. che comunque cade un pochino. Mi piace, mi piace da impazzire. Mi piace, sono soddisfatta. Questo è mio è solo mio, l'ho nascosto non l'ho ne ancora lavato, penso che lavandolo, almeno sulle, sulle indicazioni, dice che comunque lavandolo si allungherà ancora un pochino, ma anche se rimane così, io ho la testa piccolina, mi piace, mi piace molto. La lana che ho usato, si è staccato il, eh, è staccato il cartellino, eh, è una lana che avevo acquistato qualche anno fa con la mia amica Simo dalla Lanar, che è eh, a Milano, ed è eh, la Douglas, 100 grammi per 180 metri 51% acrilico, 27% lana, 10% alpaca o alpaca super fine 10% seta, 2% viscosa. È caldissima e morbidissima, morbidissima tant'è che ho dovuto disfare una riga perché avevo sbagliato mentre guardavo la televisione, piuttosto che fare tutto diritto. Avevo fatto eh, una riga anche di rovescio e una fatica di sfarla perché si era tutta incastrata. Mm, guardate, mm. mi piace tantissimo anche l'effetto che fa un po' così a, a girandola. Bello, bello, proprio bello. Mi sa che ne farò eh, un altro. Io sono per le cose semplici e queste qua sono quelle che mi tengono compagnia davanti alla, alla televisione. Ebbene, bevo un sorso della tisana sgonfiante. Ebbene, ebbene, siamo arrivati all'ultimo lavoro: non di maglia ma all'uncinetto, il famosissimo in tutto il mondo e direi che azzeccatissimo in questo periodo, scialle a punto virus. a punto virus ma quanto sono soddisfatta poi guardate la sfumatura cioè è troppo bella bello bello un lavoro da televisione che se scegliete il filato adatto eh, acquisterà ancora più, più bellezza all'inizio non ero molto contenta cioè non ero molto contenta ero rimasta un po' così sul filato io ho usato una cake sfumata la Cotton King Twirl 100% cotone che ho eh, comprato su hobby.it eh, sono 200 grammi per 800 metri l'ho utilizzata tutta mi sono avanzati penso una decina di metri ma l'ho utilizzata completamente. Tutta non è grandissimo come scialle, ve lo faccio vedere indossato, se si riesce a vedere. Non è grandissimo, ma secondo, essendo poi anche di cotone, è uno scialle che si porta magari in estate, alla sera, quando si va in riva al lago. Se riusciremo ad andare in riva al lago, vedete, proprio non è, non è grandissimo. Eh? Questo io l'avevo pensato da regalare ad un'amica per Natale ma Lucia quando l'ha visto finito ha detto no, non lo puoi regalare, questo rimane a noi e allora <ride> ce, lo siamo, ce lo siamo tenuti noi e per la mia amica farò qualcosa di diverso. Vi stavo dicendo all'inizio eh, ero rimasta un po' così perché è un filato di cotone fatto a 5 capi molto sottili, ehm, non ritorto e all'inizio ho fatto proprio un po' di fatica. Eh, poi probabilmente ho preso la mano e si lavorava, si lavorava benissimo. Ho seguito il tutorial di Madame Crochet che se non la conoscete, seguitela perché è Giorgia, bravissima bravissima una ragazza dolcissima, eh, molto molto brava. Ho seguito il suo tutorial e veramente dopo aver memorizzato il modulo, che io faccio veramente molta fatica a memorizzare i, i punti e le sequenze. Eh, è molto facile, è veramente molto facile. Sono riuscita a farlo tranquillamente, eh, praticamente senza quasi mai disfare. Anche perché l'uncinetto in confronto alla maglia è molto più semplice, cioè ti accorgi se, se stai sbagliando da una riga con l'altra e se disfi non è così disastroso come quando stai disfando un maglione. Quindi è un progetto che io consiglio a tutti. In tanti, tantissimi, su Facebook e su Instagram mi avete scritto: ma, ma è difficile? No, non è difficile. I punti impiegati sono eh, il punto catenella, il punto bassissimo e il punto alto. Sono solo, solo questi tre punti. Quindi, se siete capaci di fare questi tre, e presumo che tantissima gente sia, sia capace di, di fare questi punti, riuscirete a, a farlo veramente tranquillamente. Se poi seguite il tutorial di, di Giorgia, credetemi. Um, sarà facilissimo e veramente molto 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 divertente. Io mi sono divertita e è stata una grossissima soddisfazione um, quando poi l'ho lavato. Ho cercato di, di fare un bloccaggio alla belle meglio, io non sono esperta, ho provato per la prima volta a mettere giù il mio tappetino e tutti gli spilli di qua di là. Uh, quando l'ho tolto era bellissimo, cioè per me è bellissimo anche se è semplicissimo. Eh. Eh, però vabbè questo, questo è e, e quindi anche questo è finito altre cose finite non ho nulla ma dai che forse magari non è neanche così tanto lungo questo video come mi aspettavo però visto che ci aspetta un inverno lungo un inverno dove non dovremmo veramente uscire se non ne abbiamo bisogno Ricordatevelo, cioè, mio marito stamattina è uscito e mi ha detto c'è in giro il mondo. È uscito perché doveva andare dalla zia anziana a cambiargli due lampadine che non aveva nessuno che gliele cambiava. Eh, c'è in giro il mondo. Allora, io eh, capisco tutto, capisco il lockdown. Non serve tenere chiusi i bar, non serve tenere chiusi i ristoranti dove tutte queste bravissime persone hanno sempre rispettato tutte le regole. Serve che le persone stiano a casa ed escano solo per l'indispensabile, questo è quello che serve: non ci sono bar, non ci sono parrucchieri, non ci sono estetiche chiuse, non, non serve, per me non serve a nulla questa cosa perché queste persone, io, da, cioè la mia estetista che poveretta è chiusa c'è un appuntamento distanziato dall'altro, disinfetta tutto prima, disinfetta tutto dopo, arrieggia una persona alla volta. Cioè, più attenti di queste persone. Non si prende lì il coronavirus, lo si prende in giro, lo si prende in giro sul lungo lago che c'è pieno così, di gente che passeggia. Lo si prende se si va a fare la spesa ogni mezz'ora, cioè. Davvero, cioè state, state veramente attenti, cercate di non uscire, leggete, lavorate a maglia, fate la pasta, fate la pizza, fate il pane. Non so se avete notato, eh, sono ritornate tutte le pubblicità sul lievito, torte, pizze. Buah, chissà come mai. E eh, vabbè niente, vi stavo dicendo che in questo inverno che sarà lungo e sarà difficile, mh, teniamoci compagnia con tante belle cose creative, quindi la maglia, l'uncinetto, il cucito. Ah, a proposito di cucito. Mi ricordavo più, non vi ho fatto vedere nulla perché ho tagliato due modelli, sono prontissimi da passare in tagli e cuci, perché ho provato a, a tagliare a fare due modelli di magliette, uno per me e uno per Lucia, ma non ho ancora avuto il tempo. Quindi, probabilmente nel prossimo video vi farò vedere spero di riuscire a farvi vedere le due magliette terminate. Vi consiglio qualche, qualche libro, allora. Ho finito, forse questo ve l'ho già consigliato, io non mi ricordo perché non sono andata a vedere se ve l'ho già consigliato, scusatemi. Allora, vi consiglio questo che è un libro delizioso. La casa di fronte al mare di Vanessa Green. Non so se avete letto anche l'altro suo libro, biscotti dolcetti. E una tazza di tè. Comunque è un libro molto romantico, molto leggero, che si legge tranquillamente, alla sera, magari o un pomeriggio eh, nuvoloso, con la nostra tisanina, con eh, chi ha la fortuna del camino o della stufa accesa. Ma mm, è un libro veramente bello, insomma, parla di un'amicizia molto bella di quattro ragazze, se non ricordo male. Ehm, ambientata in un caratteristico paesino dello Yorkshire e eh, gira tutto intorno alle sale da te. Una giornalista che eh, vuole scovare le sale da te più belle, più particolari, più tradizionali e tutte queste amiche e ragazze che girano intorno a questa sala da te e che aiuteranno questa giornalista a far uscire un servizio veramente molto bello, ma tutto legato dall'amicizia, dalle varie storie familiari, da chi è separato e deve crescere un bambino da solo, da chi non trova l'amore, da chi ha abbandonato una figlia in giovane età e poi la ritrova, insomma, veramente bello, dolce, interessante, eh, un libro perfetto da leggere nelle nostre serati autunnali. Poi comunque... Sotto nell'info box vi metto tutti i riferimenti di tutti i libri che vi consiglio. Un altro libro che ho finito di leggere proprio l'altro giorno, che avrei dovuto restituire alla biblioteca, ma la biblioteca ormai è chiusa, quindi lo restituirò a dicembre. Vabbè, è suo. Eh, insomma, Alessia Gazzola, penso la, la conosciate tutti, perché eh, i suoi libri che parlano della dell lieva, la lieva è il titolo del film, che parlano di, di questa... Mh, di questo medico eh, criminale non mi ricordo più comunque eh, sono stati poi trasformati in film in questi in questi giorni settimana prossima probabilmente se non mi ricordo c'è l'ultima puntata della serie 3 e Alessia Gazzola inizia una nuova serie in questa serie chi c'è Costanza Costanza che è una ragazza mm, Siciliana, non mi ricordo. Sì, siciliana, che eh, non avendo trovato lavoro come medico, eh, che è la sua professione, trova, eh, vince un bando eh, per adesso ve lo dico. Aspetto, eh, oh mamma. Ecco, vince eh, un, un contratto con l'Istituto di Paleontologia di Verona, eh, lei che è specializzata in anatomia patologica e deve andare a pulire le ossa, a scovare reperti. Come sempre lo stile di ehm, Alessia si, si, ci si ritrova, insomma è divertente, è ironico, è anche romantico, eh, mi piace tantissimo. E qui eh, al momento io mi sono preso uno sciopone perché sono arrivata alla fine, una fine bruttissima. Ho detto no, non è possibile, non può essere finito così. Deve essere una nuova serie e infatti è una nuova serie. Sono, ho già prenotato in, in libreria il secondo volume perché secondo me questo mh, sarà un'altra successione come, come tutti eh, i romanzi che hanno dato vita alla trasmissione La Lieva. Quindi mh, se vi piace il tipo di scrittura di... Alessia Gazzola, non lasciatevelo scappare, è divertentissimo, molto bello, coinvolgente, quindi anche questo libro consigliato assolutamente per le serate d'autunno. Un altro libro che vi consiglio, che ho letto un po' di tempo fa, um, ma che ho rispolverato adesso perché mi piaceva il titolo, La felicità delle piccole cose di Caroline Vermol, secondo me Vermol ci sta benissimo. Ed è ambientato, ovviamente voi potete capire dalla copertina, track, a Parì, Parigi, Parigi invernale, autunnale, con la neve e la nebbia. E cosa racconta? Racconta di Frederick che è un avvocato, un avvocato di successo, e che si è dedicato completamente alla sua professione e ad avere una vita ricca, ma ricca di, di cose di beni, di beni materiali, una bella casa, dei bei quadri, una, tante belle donne che li girano intorno, ma insomma questo Frederick non è, eh, non è felice. Cosa succede a Frederick? Riceve eh, una stranissima mh, eredità. Eredita eh, una manciata di misteriosi biglietti e in un disegno, un disegno che ha tutta l'aria di essere una mappa. E quindi mh, cosa succede? Succede che vuole andare a scoprire perché gli hanno lasciato questa eredità. E quindi in compagnia della sua svampitissima, disorganizzata, incasinatissima assistenza, comincia un viaggio, un viaggio eh, nelle campagne della Francia, dove scoprirà tutti i, gli autori delle opere eh, che, che lui ama tantissimo, lui ama Monet, ama tutti gli impressionisti. E, eh, e poi ci sarà tanto altro ma che non vi racconto, e anche questo è davvero molto molto bello. Ci tengo a dire che le mie non sono delle recensioni, eh. non c'entra nulla. Eh, sono proprio dei piccoli consigli, ma non mi piace neanche svelare più di tanto, perché il bello è se una cosa poi ti prende, andare a leggersela e. Crearsi un mondo completamente diverso da un libro all'altro, da me a voi, perché io magari ci vedo alcune cose e voi ne vedete delle altre, quindi sono proprio dei piccoli consigli. Cosa sto leggendo? Direte voi Urca, un libro vintage, altro che vintage, sì. Eh, Miriam Mafai, Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale, pane nero. L'ho appena cominciato proprio, ho letto due pagine quindi mi piace molto lo stile eh, dell'autrice. Dell L'ho letto perché in un, um, in un podcast uh, c'era um, Martina Badiali che lo consigliava. Um, perché faceva anche riferimento alla situazione delle donne nella guerra, eh, non so se, se dà qualche spunto sulla maglia, comunque proprio per riuscire a capire, e già dall'inizio si capisce, ci sono queste 4-5 donne che, ehm, dove racconta all'inizio eh, di, di come accolgono la notizia che l'Italia è entrata in guerra, e mi piace molto, ehm, e quindi magari... Appunto, ho intervallato questi due libri così leggerini con magari un libro un po' più, un po più sostenuto che eh, mi dia anche l'idea di, di cosa è successo mm, nel tempo di guerra visto dalla parte delle donne. E, e quindi sto, sto leggendo questa cosa. Eh, che altro dirvi? Eh, lo so, non vi ho mostrato le lane ancora che ho comprato a Firenze. Mi è venuto in mente all'inizio di questo video, non riesco a prenderle adesso. Eh, ve le mostrerò, ve lo prometto, eh, nel prossimo video che spero sia verso la fine di novembre, inizio dicembre, eh, così poi potremo anche salutarci magari più avanti con, per farci gli auguri di, di questo Natale. Io mm, vi auguro un mm, buon weekend, adesso vedrò di riuscire a montare tutto così stasera magari riesco a, a pubblicare. Spero con tutto il cuore che tutti voi, tutte le vostre famiglie stiate bene, mi raccomando, eh, seguiamo il consiglio di Remigio che ci ha detto che la creatività va coltivata, coltiviamo la nostra creatività e soprattutto condividiamola, condividiamola in ogni sua forma perché, perché è bello, perché è bello vedere che le, le potenzialità che ogni persona che ha e che, e che riesce, tutto quello che si riesce a fare. Io vi abbraccio e spero di rivedervi presto ciao